Presidente Conte ha detto io ci sono, io ci sarò per il Movimento 5 Stelle e noi lo ringraziamo. Il PD l'ha preso come un'apertura molto evidente a favore del governo Draghi e le parole di Conte. Hanno interpretato male? No, ma le parole di Conte e le parole del PD sono due, diciamo, uno è stato ed è un alleato di governo, perché il governo è ancora in carica comunque, seppur dimissionario, e il Presidente, diciamo, ha detto la sua rispetto a una prospettiva che è sempre anche questa mirata al bene degli italiani. Il movimento farà le sue valutazioni. Se fosse un governo politico lo appoggereste, come ha chiesto Conte, ma come ha chiesto anche Di Maio? Noi abbiamo un mandato chiaro, quello di prendere informazioni di quello che ci verrà detto, delle prospettive, dei temi. Importante sarà comprendere anche che tematiche vorranno essere portate avanti, se demolire quanto è stato fatto finora, e evidentemente certe soluzioni saranno inaccettabili per quanto ci riguarda. Tutto verrà riportato all'Assemblea e poi di conseguenza valuteremo. Che paletti mettete? Reddito di cittadinanza, ci sono tematiche che riguardano la transizione green, ci sono tematiche che riguardano i conflitti di interessi, prescrizione, cioè elementi che io credo non è che evidentemente cambiando oggi colui che guida una squadra di governo, la maggioranza che c'era prima, allora adesso magicamente si ritrova. I problemi tematici rimangono ed evidentemente per noi devono essere tolti dal tavolo quelli problematici. Sarebbe favorevolmente una compagine di governo, un mix tra esponenti politici e professionalità che sono esterne dalla politica? Io credo che sarà importante vedere cosa faremo in realtà rispetto al governo tecnico o al governo politico, per cui per noi deve essere un governo improntato decisamente alla parte politica, e con questo riporteremo poi alla nostra assemblea le decisioni, anzi non le decisioni ma le richieste che ci verranno fatte rispetto a un governo Draghi, e decideremo tutti insieme in assemblea sull'indirizzo da intraprendere. Quindi non è una questione tra tecnici, una parte tecnica e una parte politica, evidentemente bisogna capire anche le tematiche e le modalità con cui le vogliamo portare avanti. L'altra frase di Conte, no? Al movimento dico io ci sono e ci sarò, l'ha letta come una candidatura alla leadership del movimento dell'ex Presidente del Consiglio, e se sì sarebbe una buona notizia secondo lei? La risposta come Giuseppe Conte è un'ottima notizia in generale per il Movimento 5 Stelle e per questa, diciamo, coalizione come l'ha descritta lo stesso Presidente. Credo sarà importante vedere le modalità con cui voglia portarle avanti, ma è una risorsa per noi molto importante e rilevante. Ben venga un accordo anche con Forza Italia, purché sia sui temi che il Movimento 5 Stelle porta avanti. Non è questione di ben venga che si lavori per i cittadini. Siamo in un momento in cui c'è ancora una pandemia, c'è un piano vaccinale da portare avanti, c'è un piano dei recovery che vale 10 manovre finanziarie messe insieme, e ai cittadini che non possono aprire la loro attività in questo momento cosa può interessare di partiti, spillette, bandiere, eccetera eccetera. Forse interessa solo qua dentro di che colore ha la maglia chi voterà o non voterà una determinata cosa. Se per diciamo difendere quantomeno il lavoro fatto nella vecchia maggioranza, il costo sarebbe quello di spaccare in un certo senso il Movimento 5 Stelle, considerando che Di Battista, Lannuti, Lezzi, tanti altri di fatto hanno già escluso un loro appoggio a un governo Draghi, sarebbe un prezzo da pagare? Io credo che in questa fase sia fondamentale capire una cosa. Oggi il Presidente della Repubblica ci ha indicato una strada, abbiamo dei dossier enormi da chiudere in tempi strettissimi. Io penso che in questa fase debba prevalere l'interesse nazionale, non quello di parte e non quello personale, ma quello nazionale. Chiaramente noi, ovviamente, ogni volta che c'è una perdita o qualcuno che esce è sempre una sconfitta per un gruppo politico. Io spero che si riesca ad arrivare a una soluzione, ovviamente con le nostre garanzie, con il fatto che ci sia la politica dentro, e a quel punto faremo una discussione con tutte le carte sul tavolo. Io veramente però credo che in questa fase debba prevalere l'interesse nazionale.